Di seguito intendo affrontare brevemente i seguenti aspetti: il ruolo dell'elastografia in tempo reale, RTE, ai fini dell'individuazione del cancro alla prostata, aspetto che ci interessa prevalentemente, il ruolo dell'RTE nell'individuazione di lesioni clinicamente significative e l'integrazione dell'RTE nel processo di fusione di immagini della risonanza magnetica. Partiamo dagli elementi generali. Si ravvisa una diminuzione della elasticità tissutale a fronte di un aumento della densità cellulare. Questo può essere indice di una lesione carcinomatosa, ma della prostata, ma anche di un'atrofia cellulare. La situazione la conosciamo tutti, quando ci arriva il responso istologico dal laboratorio a seguito di biopsia alla prostata, vi è presenza di tessuto atrofico che spesso è sintomo di cancro alla prostata. Noduli fibrobiomatosi da IPB, iperplasia prostatica benigna, laddove si riscontri un'iperplasia prevalentemente fibrobiomatosa in luogo di un'iperplasia epiteliale. In questo caso il tessuto risulta spessito e spesso si tratta di un'infiammazione granulomatosa. Dobbiamo tenerlo presente. Se eseguiamo una biopsia alla prostata guidati dall'elastografia in tempo reale, è importante non prescindere dalle diverse caratteristiche anatomiche. La valutazione di sensibilità e specificità, questo è uno dei metodi, ovvero l'individuazione dei veri positivi e dei veri negativi partendo da una valutazione delle condizioni primarie, anatomiche e patoistologiche della prostata sulla quale si esegue la biopsia.